Dobbiamo lottare. Grazie a tutti voi per essere qui. La prima cosa è giustificare l'assenza dei sindaci, ma quella della sanità purtroppo non è l'unica emergenza che abbiamo nella nostra regione. Abbiamo il problema dei rifiuti e tutti i sindaci del comprensorio sono stati convocati alle 18:30 in prefettura. Tutti i sindaci del comprensorio alle 18:30, compreso il sottoscritto, erano stati convocati in prefettura. Diciamo grazie a tutti voi per questa grande partecipazione, a dimostrazione del fatto che i cittadini di Castrovilla e quelli dell'intero comprensorio oramai non ci stanno più a sottostare a delle logiche meramente politiche che non tengono conto quelli che sono i diritti dei cittadini. Lo diciamo a gran voce che noi siamo rimasti molto delusi che venerdì c'era un consiglio regionale a Reggio Calabria, convocato sicuramente molti giorni prima, dove si parlava di due emergenze, la sanità e quella dei rifiuti, e il presidente Scopelliti, anziché essere a tutelare gli interessi dei calabresi, era a Roma a concordare quelle che sono le candidature, forse anche la sua, per scappare via dalla Calabria. Noi non dobbiamo fare politica, noi dobbiamo semplicemente dire ad una sola voce. E ringrazio in modo particolare i rappresentanti del PDL che sono qui in testa a questo corteo, i rappresentanti dell'UDC che sono in testa a questo corteo, per dire che quando si tratta di difendere gli interessi di un territorio non esistono colori politici. E qui si tratta di difendere che cosa? Una struttura nuova, dove sono stati buttati soldi pubblici che anziché attivarla, perché è una struttura all'avanguardia, come sono all'avanguardia due sale operatorie che non partono perché mancano le vasche di decantazione e manca il lettino dove operare, però a maggio c'è già stata l'inaugurazione, noi dobbiamo chiedere l'attenzione e l'attivazione di quelli che sono né più e né meno gli interventi previsti nel decreto 18 e nel decreto 106. Noi dobbiamo avere nell'immediato 223 posti letto, li vogliamo tutti e non vogliamo cedere, non perché siamo in cosa,
oggi, perché 223 forze nemmeno sono sufficienti a garantire le esigenze di un intero territorio. Dopodiché diciamo ad Acri che noi siamo al loro fianco per un ospedale generale, per un altro ospedale SPOC, perché noi non siamo contro gli altri territori. Chiediamo, come diamo a loro sostegno, che loro devono dare sostegno a noi, perché quello che oggi viene tolto a noi non viene dato a loro, viene privato alla sanità in Calabria. E viene privato alla sanità in Calabria perché distribuire i posti letto tra due ospedali SPOC così distanti è un danno per noi e un danno per loro. E allora dico che non abbassiamo la guardia. Ci hanno rassicurato che nemmeno un posto letto perderemo a Cassovillari, non ci bastano le parole, se tutto deve rimanere come la prima cosa va ritirata il decreto e poi ne parliamo di tutto quello che dovrà essere la sanità nel comprensorio, la sanità nella provincia di Cosenza, la sanità in Calabria, non prescindiamo da questo. In settimana, grazie anche al sostegno che ci ha dato gratuitamente l'Ordine degli Avvocati, verrà depositato il ricorso perché riteniamo che proprio da un punto di vista legale non c'erano i presupposti. Avremmo gradito però che prima di arrivare all'aspetto legale la politica si rendesse conto di che cosa vuol dire tutelare gli interessi alla salute, gli interessi costituzionalmente garantiti di un'intera comunità. È una sconfitta per le istituzioni nell'istante in cui un provvedimento viene spazzato via dall'autorità giudiziaria, perché vuol dire che nessuno ci ha capito niente, nessuno di quelli che ci governano. Noi ci abbiamo capito bene e sappiamo che siamo uniti, non esiste nessuna polemica, non esiste colore politico, tutti insieme ad una sola voce diremo, non ci fermeremo fino a che il decreto 191 non verrà tolto di mezzo. Grazie di nuovo a tutti. E amici, pochi mesi fa eravamo tutti mobilitati per difendere il Tribunale e ce l'abbiamo fatta. Ancora una volta Castrovillari, operaia, contadina intellettuale, non accetta di essere scippata. Sul piano politico le valutazioni ai politici, sul piano tecnico l'Ordine degli Avvocati, convocati in via d'urgenza il 7 gennaio, ha raccolto la disponibilità di 10 avvocati che gratuitamente tuteleranno il Comune in sede giudiziaria penale, perché in quel decreto ci sono delle cose che non vanno, ci sono delle affermazioni errate, ci sono delle affermazioni che qualche PM potrebbe qualificare falso ideologico, in sede amministrativa, in sede contabile, perché il denaro della pubblica amministrazione, e qui ci sono miliardi, ci sono milioni di euro spesi per la tutela dei diritti dei cittadini e il diritto alla salute, non possono essere improvvisamente buttati al macero, e soprattutto anche in sede contabile, amministrativa e laburista, perché da noi lavorano centinaia di operatori e non possono essere sbattuti a destra e a sinistra solo perché la politica esprime questa necessità. Voglio cogliere l'occasione per dire che la tutela dei 10 professionisti avvocati si estenderà a tutte le amministrazioni territoriali, a tutte le associazioni, a tutti gli enti che vorranno intervenire appunto in sede giurisdizionale contro questo decreto che tutti dicono a Reggio Calabria che è una cosa buona, però io dico che se era una cosa buona non l'avrebbero data a noi, a questo lembo di Calabria costantemente mortificato senza tutela politica. In questo momento questa presenza di tanta gente di Castrovilla di sotto la pioggia è di buon auspicio e soprattutto veramente non bisogna mollare. Oggi la manifestazione sindaco ovviamente riuscirà a coordinare ancora il movimento popolare contro questo decreto, perché se le cose continuano così, se non avremo assicurazioni scritte, perché dei politici non sempre si ci può fidare, allora in questo caso penso che dovremmo immaginare di chiudere la città, veramente di scuotere la piazza, perché nell'ambito della legge vengano tutelati i diritti fondamentali, il primo di tutto è il diritto alla salute, soprattutto per la povera gente, soprattutto per chi non può andare a Roma, a Milano, in Svizzera, in clinica privata. Questi presidi rappresentano hanno un'importanza enorme soprattutto dal punto di vista sociale, perché per la povera gente rappresentano l'unico presidio per la tutela della salute. Grazie. E sono anche il portavoce delle associazioni che hanno formato un comitato di appoggio al comitato istituzionale. Io mi ritrovo e noi come associazione ci ritroviamo in tutto quello che ha detto il sindaco di Castrovillari, che vorrei però
garantire i posti all'ospedale di Castrovilla. Qui si tratta né di aprire tavoli di concertazione, né di fare moratoria a destra o a sinistra. Qui l'unico obiettivo che ci permette di prendere freddo, pioggia e fare mobilitazione 8 ore di pullman per andare e tornare da Catanzaro a Reggio Calabria, l'unico obiettivo non negoziabile non è la moratoria, non è l'attesa, non sono i posti letto. L'unico obiettivo è il ritiro del 191, non la modifica, non la discussione. Non si discute, l'ha detto bene il sindaco, dopo che il 191, che è illegale, l'ha detto il presidente dell'ordine degli avvocati, dopo che il 191, che è illegale, è illegittimo, è pericoloso per le popolazioni del Pollino, della Tibaridi e del territorio di Acri, dopo che il 191 è stato ritirato, abrogato, né discusso né sottoposto a nessun tipo di vaglio. Si parla dopo che il 191 è stato annullato. Grazie. Bravo. E vinceremo come abbiamo vinto per il tribunale, difendendo ancora di più un ulteriore diritto essenziale, quello della pubblica come il diritto alla giustizia.